Allora, quello che vi ho appena mostrato sulla scala globale, noi non lo andremo a fare sulla scala globale. Quello lì era un esercizio molto difficile da fare, perché prendiamo tutta la Terra, misuriamo le precipitazioni su tutta la Terra, integriamo le precipitazioni con alcuni modelli, poi vediamo come cade, in quale forma cade, vediamo come si evolve, eccetera, eccetera. Non è affatto un esercizio semplice. In generale, lo studio dell'idrologia riguarda lo studio del bilancio di massa, in particolare del bilancio di massa dell'acqua. In realtà questo è interconnesso anche con il bilancio di energia, perché altrimenti la massa di acqua non si muoverebbe da una parte all'altra se non ci fosse il sole che ci scalda e che trasforma l'acqua nelle sue diverse fasi e muove il ciclo idrologico. Volendo fare un po' più sofisticati, questo implica anche che ci sia un flusso di entropia, che la Terra sia una specie di macchina in cui anche c'è questa quantità termodinamica che viene considerata e in cui la macchina, quindi l'entropia varia. Se vogliamo discutere del ciclo idrologico da un punto di vista quantitativo, e questa è una parola chiave, quantitativo, noi vogliamo quantificare le cose, dare dei numeri, dobbiamo fare in primis dei bilanci di massa. E cosa significa fare dei bilanci di massa? Significa prendere in primis un volume di controllo. Stabiliamo un certo volume in cui andiamo a scrivere il bilancio di massa. Il volume che avevo considerato prima era praticamente erano le parti continentali di tutta la Terra. Quindi 111.000 km cubi di acqua era la precipitazione che cade all'interno di tutte le masse continentali sulla superficie della Terra. E avevo escluso gli oceani. E quindi la prima cosa, scegliamo per esempio un volume di controllo potrebbe essere questo, che ha dentro una parte di suolo, in cui ho cercato di disegnare anche un po' di geologia, una parte superficiale che contiene gli alberi e un pezzo di atmosfera, e poi ovviamente ho delle superfici di separazione. Il bilancio altro non è che considerare la variazione della quantità desiderata, nel nostro caso l'acqua, all'interno del volume di controllo, e naturalmente la variazione di quantità di acqua all'interno del volume di controllo è uguale a che cosa? Alla quantità di acqua che entra meno la quantità di acqua che esce. Poi potremmo fare delle distinzioni se volessimo, per esempio, andare a dire, non so, se consideriamo il ghiaccio ancora acqua, oppure se vogliamo distinguere per esempio i vari stati dell'acqua. Quindi potremmo anche aggiungere un ulteriore termine in cui ci sono le transizioni di fase, in cui per esempio l'acqua liquida si trasforma in vapore o in ghiaccio, e allora questo sarebbe un termine, diciamo, di trasformazione chimica dell'acqua di cui dovremmo tenere conto. Se vediamo un volume di controllo di questo tipo, all'interno distinguiamo almeno tre compartimenti diversi, cioè una parte inferiore in cui generalmente abbiamo una zona in cui l'acqua è satura, una parte intermedia in cui l'acqua è insatura, cioè l'acqua non riempie tutto il terreno o la superficie è un mezzo poroso, l'acqua non riempie tutti i pori, e una parte superficiale in cui l'acqua scorre sulle superfici. Qui vedete c'è anche un piccolo laghetto. Di per sé potremmo considerare anche la vegetazione come un compartimento a sé. Tenendo conto di queste cose, allora come si scrive il nostro bilancio? Si scrive, la variazione S del nostro volume di acqua, in questo caso S è il volume di acqua, è uguale a che cosa? La precipitazione che cade dentro il nostro volume di controllo, meno in questo caso il flusso, quello che esce da sotto, il flusso delle acque sotterranee, in questo caso G sta per groundwater,
che è il termine inglese che descrive le acque sotterranee. Vedete che lì ci sono dei termini ancora da completare, li completiamo qua. Infatti dalle superfici laterali escono varie quantità. Un deflusso superficiale, che qui abbiamo chiamato cosciuto, un deflusso nella zona insatura, che di solito è dire modesto, però che abbiamo messo e che è QS, e un deflusso nelle acque sotterranee che abbiamo chiamato QG. Ci sono certamente anche dei flussi interni qui, però questi sono tutti interni al nostro volume di controllo e quindi rimangono dentro nel nostro bilancio di massa scelto per volume di controllo. Quindi quei flussi interni non vanno a variare le quantità, semmai vanno a variare il modo in cui avviene il flusso poi sulle superfici esterne. E queste sono tutte cose che noi, di cui noi dobbiamo tenere conto. C'è un ulteriore flusso che esce, che è l'evaporazione. Evaporazione da dove? Può essere evaporazione dalla superficie liquida, evaporazione dalle piante, evaporazione dai suoli. E lì ho messo una quarta evaporazione che non mi ricordo più che cosa sia, ma va bene lo stesso. E quindi abbiamo questi elementi che vanno a costituire questo del E meno ET, evapotranspirazione. Quindi abbiamo un input che sono le precipitazioni, vari output che sono le vari deflussi, e uno di questi è l'evaporazione, naturalmente moltiplicato per delta T, dove delta T è l'intervallo temporale in cui noi valutiamo questo bilancio. Ci dobbiamo fornire quindi di un metro per delineare il nostro volume di controllo, di vari strumenti di misura per misurare questi flussi e anche di un orologio per determinare il tempo che passa. Questo è il deflusso sotterraneo, questa è la variazione di volume d'acqua nel volume di suolo, questa è l'intensità di precipitazione, questa è l'evapotranspirazione, questo è il deflusso superficiale, questo è il deflusso nei suoli. Stabilire come avvengono questi flussi è il compito di questo corso, perché adesso qui abbiamo scritto il bilancio, ma l'abbiamo scritto in una forma, non saprei come dire, esterna ancora, non dobbiamo dare delle leggi, o per stabilire il nostro bilancio di massa andiamo a cercare di misurare tutti questi elementi, oppure alcuni di questi flussi, per esempio, li facciamo dipendere da una delle variabili di stato, per esempio il contenuto di acqua S, e andiamo a scrivere delle equazioni che poi risolviamo. Se queste equazioni esistono, il compito di questo corso è andare a esplicitare la forma di questa equazione. Quel bilancio di massa che abbiamo scritto prima era un bilancio particolarmente semplice. In realtà il bilancio di massa che noi vogliamo fare spesso è il bilancio di massa in un bacino idrografico. Il bacino di idrografico in questo caso è rappresentato qui. Noi non andremo a separare dei bacini idrografici nel nostro corso, forse qualcosa vedremo alla fine. Perché questo richiederebbe di andare a muovere tutta una serie di strumenti legati all'utilizzo di sistemi informativi territoriali che non abbiamo il tempo di comunicarvi. Però in questo caso la precipitazione cade su questo bacino e il deflusso superficiale avviene attraverso una rete di drenaggio che qui ho dovuto identificare, quindi ci sono delle modalità, delle leggi, delle idee, dei concetti attraverso i quali vado a separare tutti questi elementi. E poi c'è il deflusso superficiale che avviene in questo modo. In realtà l'elemento finale sarebbe arrivare alla delineazione di un bilancio idrologico di un bacino, di un piccolo bacino come questo che ha su una topografia complessa come questa, e in cui parleremo anche, insiste la radiazione solare, fra un attimo,
che ha un suo ruolo importante soprattutto nella formazione delle evaporazioni. Ovviamente molto dipende dal volume di controllo, da come me lo scelgo il volume di controllo. Prima ho scelto il bacino idrografico, qui scelgo questo volume di controllo qua. E qui per esempio mi metto al di sopra di questa falda e prendo dentro anche un pezzo di atmosfera, come del resto avevo fatto anche prima. Ci sono questi flussi dalla parte di falda superficiale verso una falda più profonda, ma quei flussi interni non sono che sarebbero un'infiltrazione, non sono computati nel mio bilancio perché sono tutti interni. E quindi il mio bilancio qui è P meno QG. E poi ci sarà un Q-sup che viene fuori, in questo caso ortogonalmente alla figura, nella direzione, perché quelli che vedete sono dei tratti di fiume. E poi di nuovo l'evaporazione. Questo vini, avendo i nomi degli elementi, voi siete in grado quindi di costruire un bilancio idrologico, cioè di scrivere le equazioni di bilancio idrologico. Dopo non sapete come si compongono le parti, ma è proprio compito di questo corso andare a risolvere. Voi potreste prendere dei volumi di controllo come questi che sono disegnati qua, in questo caso nell'equazione che andate a scrivere possono comparire dei termini nuovi o possono scomparire alcuni dei termini che avevano scritto prima. Quindi la scelta del volume di controllo è ovviamente una scelta non banale, anche se non se ne parla mai. Voi potete prendere anche solo un volume di controllo che sta tutto in aria, diciamo, sopra il suolo. In questo caso può venire, avete un deflusso superficiale che viene fuori, avete anche però, in questo caso, e prima non l'avevo esplicito, sarebbe stato anche prima se devo dire la verità, ma qui lo esplicito, avete per esempio un flusso avvettivo di vapore nell'atmosfera e poi una parte di ricircolazione del flusso di vapore che è dovuta alla turbolenza sulla parte superiore del sistema. Di nuovo l'evapotraspirazione anche qui. E quindi l'equazione, per esempio, in questo caso sarebbe leggermente diversa perché ho una parte di evapotraspirazione che va fuori, però per esempio in più ho una possibile avvezione laterale di vapore che entra nel mio volume di controllo. E il bilancio idrologico non si spiega se non mettiamo insieme anche il bilancio di energia. Questo è un concetto che fa fatica a trovare spazio nella mente degli idrologi tradizionali che lavorano sull'idea che l'elemento più importante di tutto questo sia la descrizione del moto dell'acqua, solo il bilancio di massa, e che si possa in qualche modo fare a meno di tener conto dell'evaporazione e della traspirazione. E dopo naturalmente non se ne può fare a meno, quindi bisogna tirarla dentro nei calcoli in modi un po' surrettizi. E qui allora, che se andiamo a scrivere il bilancio di energia per questo stesso volume di controllo, che cosa contiene questo bilancio di energia? Beh, intanto contiene la radiazione solare. La radiazione solare che, come vedete qui, ho suddiviso in tre parti, con due con frecce in giù. Una in giallo, una in rosso e una in una freccia in su in magenta. La radiazione in giallo è la radiazione ad onde corte ed è la radiazione che proviene dal sole. Questo di tipo di radiazione, che è la radiazione visibile o short wave ad onda corta, questo si chiama RS lì, è la radiazione per la quale l'atmosfera è trasparente. Le nubi sono relativamente fredde, però in funzione della temperatura ogni corpo, io anche in questo momento, emette una radiazione. E il sole ha una temperatura superficiale di 6.000 gradi centigradi, o Kelvin se vogliamo, e quindi emette una certa banda di frequenze, che sono appunto la luce visibile, quella che vediamo con i nostri occhi.
Le nubi sono più fredde, ma anche loro emettono una parte di radiazione nel campo delle onde infrarosse o ad onda lunga. Lì infatti è scritto RL, downwelling, in giù, long wave, ad onda lunga. La superficie terrestre si riscalda e riemette, per effetto della propria temperatura, anch'essa una parte di radiazione. Quindi una prima parte del bilancio di energia è fatta dal bilancio di radiazione che noi riceviamo. Nel bilancio di energia entrano anche la quantità di acqua o la quantità di materia che viene trasportata da una parte all'altra. Difatti, se io per esempio butto una pentola di acqua calda sulla neve, questa fa sciogliere la neve. Questo significa che la pentola di acqua calda aveva un'energia interna che, mescolandosi con l'energia interna della neve, l'ha fatta sciogliere. Quindi anche la precipitazione che cade con la sua propria temperatura contiene in sé una parte di energia che è utilizzabile all'interno del ciclo idrologico e che in alcuni casi può essere rilevante, quindi possiamo tenerne conto. Dobbiamo tenerne conto. Abbiamo anche dell'acqua che, se ogni massa che si muove porta con sé energia, voi siete abituati a vedere energia uguale mc quadro, giusto? Qual è l'energia di un certo corpo? Mc quadro, la famosa equazione, una delle più famose equazioni. Ma in realtà nel nostro caso noi non siamo in grado di liberare l'energia contenuta nella massa dal punto di vista atomico, ma ciascuna massa porta una certa energia che è uguale a che cosa? Per noi è la massa per un certo termine H che si chiama entalpia specifica. Quindi l'evaporazione, questa è qui l'ho chiamata H, ma in quel caso è quel lambda E che vedete scritto là. Una certa quantità, in quel caso quel lambda E si chiama entalpia specifica di vaporizzazione o calore latente di vaporizzazione. Quindi l'acqua che evapora porta con sé una quantità di energia interna e libera quindi il nostro volume di controllo da una parte di energia. Quindi il nostro bilancio di energia che cos'è? È scritto così: solito intervallo temporale, solita variazione di energia immagazzinata nel volume di controllo, la radiazione netta ad onde corte che gli arriva dentro, quindi il segno positivo, la radiazione netta ad onde lunghe che torna indietro. Cioè, questo è il bilancio dentro questi termini ce ne sono nascosti degli altri, ovviamente. Di questo non avevamo parlato. Di questo non avevamo parlato. Il nostro corpo è caldo in funzione della differenza di temperatura tra le superfici e l'atmosfera, c'è un flusso di calore. Questo flusso di calore, in particolare, sarebbe flusso di calore per conduzione, che magari avviene verso il centro della Terra, e flusso di calore per avvezione turbolenta o convezione turbolenta. Il trasporto di calore turbolento è descritto da questo termine H che voi vedete qui. Poi c'è il contenuto termico dell'evapotranspirazione, che è questo. Qui ho cercato di usare dei termini moderni. In realtà in termodinamica, che anch'io uso, normalmente calore latente e calore sensibile. In questo caso H è il calore sensibile, come si dice, e invece E con T è il calore latente che viene trasportato. E questo è il calore latente di convezione e conduzione verso il basso, verso il centro della Terra, che va via da sotto, lateralmente però. Quindi questo è il nostro bilancio di energia. Quando noi andremo a scrivere i nostri
bilanci di massa e di energia dobbiamo tener conto questi elementi essenziali. Nel bilancio di energia una parte, ci sono se vogliamo tre parti fondamentali, una è il bilancio di radiazione che a sua volta si suddivide nella parte ad onda lunga e ad onda corta, il bilancio del trasporto di calore per vie dovute alla convezione, alla turbolenza, in questo caso il calore sensibile H e il calore latente lambda e con T, e poi infine la parte di conduzione del calore prevalentemente all'interno del suolo e di avvezione del calore che è G. Questo ve l'ho già spiegato a parole. E con T. Questo E con T è un flusso di massa moltiplicato per il calore, l'entalpia di vaporizzazione, questa che vedete che vi ho scritto di là, diventa un flusso di energia. Quando io esco da adesso da questa porta, siccome sono tutto raffreddato, mi libero di un sacco di energia e così farete anche voi dopo. In realtà quando apro la porta, faccio anche la corrente d'aria e questo flusso, cioè un flusso anche di energia dovuto al trasporto turbolento. Di questo dobbiamo tener conto e per oggi direi che ci possiamo fermare qua perché vedo gli occhi che... alcuni occhi affamati e alcuni occhi stanchi.